Vi ricordate in Saints Row 1 quando Lina è morta e abbiamo chiamato un certo numero di telefono per farla ritornare? Beh, rifacciamo quel numero. Magari qualcosa succede. 555-5966. Certo, era più articolata in Saints Row 1, eh? Non dicevano solo cervello. Ma anche se non è uscito alcun messaggio, sapete cosa abbiamo sbloccato? Eccolo qui, Zombie Carlos. Chiamiamolo. Questo era un fantasma, non era uno zombie. Eccolo che arriva. Wow. L'audio è terribile. L'audio è terribile, però guarda che bello che gli si vede attraverso la testa. Certo è però che con Lynn si erano impegnati un po' di più, gli avevano fatto almeno la macchina unica. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata con il nostro carissimo amico Carlos, un po' ridotto a merda. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con Carlos morto, Jessica morta, il migliore amico di Maero ferito alla mano e la Ultor che a quanto pare è stata sto suono orribile, è stata messa in mezzo. Vediamo come procede. Il miglio rosso. In a surprising turn of events, several members of the Brotherhood are being released today. Ma va? A previously thought open-shut case turned into a fierce legal battle as several high-power attorneys fought tooth and nail for their client's freedom. Curious about the court proceedings, I spoke to Chief of Police. Ovviamente, guarda quello. My personal opinion on the trial doesn't really matter. They were found innocent by a jury of their peers. So you think they were guilty? I'm sorry, Jane. Listen, I have to get back to work. Hey, why don't you try talking to Dane Vogel? Mr. Vogel, what's Altor's interest in the trial? Altor has no interest in the trial other than to see criminals get put behind bars. Giustamente. So there is no truth to the speculation that the Brotherhood's lawyers are in Altor's pocket? Jane, we've donated millions of dollars to the Stillwater PD as well as rebuilt the shattered community of Saints Row. I understand that everyone likes to pick on the big corporations, but this latest groundless attack on Altor's integrity is just e c'ha ragione, eh? Behind me, the men and women loading up onto these buses are being given another chance. Porca troia. But the question remains, are we also giving them another chance? At a life. Dai! I'm Jane Valderrama, Channel 6 News. Dai, rialzati. You, stavolta no, eh. Jane Valdaosta. Distruggi 3 bus della prigione. Allora, sono proprio qua vicino, eh. Io mi metterei anche a colpirli a cannonate, che farei prima, immagino. Ma immagino che questo sia il modo ufficiale di fare la missione. Senti, Carlos che intanto continua a lamentarsi per nessuna ragione, visto che sei già morto. Vi dovete levare dalle palle, sto facendo un favore alla comunità. Sto uccidendo i criminali al posto vostro, quindi... Certo, nell'insieme ho anche colpito alcune altre macchine, per carità, questo è vero. Però sto facendo quello che è giusto, no? Aspetta. Porca troia, quello là è andato già troppo avanti. Dobbiamo prima fermare il primo. Sapevo che dovevo distruggere subito quello. Porca troia. Mi sono concentrato poi troppo sull'altro. E questo qua è niente. Ah no, è andato. Distrutto per qualche modo. Pure una barca c'hanno. Those bitches will never make it ashore. Perfetto, c'è una barca disponibile, perfetto. Allora, dammi un attimo che la raggiungo subito. Eccoci arrivati, Zombie Carlos, grazie della compagnia, ma
sinceramente non mi sei d'aiuto. Non in questo momento. Addio Carlos, di nuovo. Dove sono i nemici? Madonna mia, ma sono lontanissimi. Ma scusami, ma perché sono dovuto partire da qua in fondo io? Con tutta la zona in cui potevamo fermarci, ma proprio qua in fondo. Però per fortuna si stanno avvicinando anche loro. Quindi se mi riuscissi ad appostare con il lanciarazzi in un determinato punto, potrei colpirli. Il punto è, se schiaccio triangolo adesso mi fa scendere dalla barca oppure no? Dovremmo scoprirlo. Eccoli, eccoli. Ci siamo. Fermo. No, 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 no. Porca troia. Niente, devo farla al vecchio modo, ovvero non si può salire, devi stare per forza dentro la barca, va bene. E una è andata, perfetto. Restano tre barche, che tra l'altro non oppongono la benché minima resistenza, vedo. Restano due barche. Madonna, è più facile distruggere le barche che tutto il resto, voglio dire. Ma levati tu questa motina d'acqua. Oh, calmo. Porca. Ecco fatto. Dai, dimmi adesso che se li spostano anche con degli elicotteri. No, a questo giro niente elicotteri. Ah, il Ro vecchio stile. Thanks for the heads up, Jamie. Is there something I can help you with? They hit my boys when they were on the prison bus. Between your girlfriend and your gang, I'd say you're a magnet for tragedy, Merrill. You think this is fucking funny? No, but I do think it's your problem. E c'ha ragione però, eh. Are your problems. Or do you need some fresh air to remind you? Adesso c'è la polizia. My problem is that a sideshow freak is messing up my paperwork. Your problem is that there's a group of security guards with assault rifles pointed at you. E c'è ragione. Dovevi fare più attenzione. Your security guards look more like a private army. Call them whatever you want. The point is, they have big guns. I'm sorry you couldn't protect your friends. I really am, but old Tor's done doing you favors. Come back here again, and I'll have you shot on sight. E c'ha ragione, eh. C'ha ragione, Maero. Risolviti i problemi da solo. But I think it's time to move on. Gentlemen, could you please show our guest out? Via, forza. And Maero, don't worry about your little shipment. Old Tor has already appropriated. Duh. What did you say? Old Tor Security is taking control of the boat carrying your goods. It only seemed fair that we get compensated for letting your boys out. C'ha ragione. Tu volevi far uscire i tuoi, poi quello che è successo è successo. Goodbye, Maero. Maero, tu gli avevi promesso il carico. O ti sei rimangiato la parola? Ah, poveraccio. Solo quattro quartieri. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!